Giovani patentati, mi rivolgo a voi che la sera prendete la macchina del babbo e la riportate a casa regolarmente ammaccata e lui vi punisce. Basta subire punizioni, ma da oggi noi della Superflex abbiamo la soluzione giusta. 499 euro e noi vi affittiamo un precario che si prenderà la colpa dell'ammaccatura al posto vostro. Sì, è colpa mia per 499 euro. Vergogna, è colpa mia. A letto senza cena. Sì, è giusto, me lo merito. Via la paghetta. Mi sembra il minimo. E non solo, ma come punizione la vai dal carrozziere e paghi anche il conto. 4000 euro. Forse non sono mica stato io a picchiare la macchina. Amici, fidatevi solo di aziende serie. E noi della Superflex siamo il number one dello sfruttamento dei precari. Sì, loro sono i leader del settore. Ma perché? Perché? Perché ci conoscete benissimo. Il precario per arrivare a fine mese spera nei miracoli. Sì. Per questo noi della Superflex non lo paghiamo. Rispettiamo la sua fede. Sono sensibili. Ecco, sensibili siamo. Pronto? Pronto? Sì. Ho trovato un pacchetto di supposte, però non c'era il bugiardino e io non mi ricordo più a che cosa servono. Sì. Potrebbe testarle prima il signor precario? Vai, spara, 4 o 5, quante le vuoi? C'è un problema, non le posso prendere io le supposte. Perché? Sono allergico. E allora? E mi gonfio tutto, meglio, come una zampogna. Meglio. Perché un pochino più in carne, esteticamente sei più bellino. Fidati. Allora sono anche fortunato. Bravo! Evviva! Allora, amici, mi rovino. Offerta medicinali scaduti. Sì. 499 euro. E in omaggio noi vi diamo un precario che testerà per voi le medicine per vedere se sono buone. Però dopo la lavanda gastrica me la regalate voi, vero? Viziata, anche la lavanda vuole. Pronto, pronto! 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 Sì! Sono un caporal maggiore dei Parò. Sì. E due giorni fa ho fatto domanda per andare volontario nella striscia di Gaza. Bravo. Solo che ora mi ha presa la paura, non ci voglio più andare. Potrebbe andarci il signor precario al posto mio? Senz'altro, sì signore, parte lui, via. No, la striscia di Gaza non ci vuole. Perché? Non mi gaba a me, io sono contro la guerra, io sono un pacifista. Prima o poi si cambia, ma vai, no. Vai là, ti diverti. Succede sempre qualcosa ogni giorno, un giorno bombardano. Sai, non stai mai, non t'annoi mai. Ma io sono un pacifista convinto, sono per l'amore, per la pace. C'è tutto, vabbè, non voglio sapere. Non ci va. Purtroppo, amici, non chiedo scusa, era una bella proposta, ma che? Poi in Italia c'è la disoccupazione. No, in Italia ci sono i viziati. Io chiedo scusa, due parole però te le posso dire? Sì. Stage non retribuito. Oddio, lo stage non retribuito, no! Allora cosa si dice all'esercito italiano? Voi, io sparo a tutti! Ecco Rambo! Arrivo io, mi fa un culo così a tutti! Che mi sembra il modo di agire! Lasciamolo fare, persone buone! Sparo io! Su, dai! Cattivi! Non si fa così! Pronto!